Allora, Presidente Roda, una vittoria schiacciante nei numeri, se l'aspettava? Beh, così, in effetti, avendo quattro candidati, diciamo, non era semplice, non era proprio facile, però questo è un grande segnale, prima di tutto è un segnale importante perché premia la federazione, premia il lavoro fatto dalla federazione, quindi da tutto il Consiglio federale e quindi anche da sottoscritto, quindi fa piacere e dà, diciamo, anche un sprona a fare bene per il futuro. Quale pensa che sia stato il concetto che poi l'Assemblea ha premiato? Lei ha parlato molto di continuità. Ma io penso che la continuità non è intesa che se uno fa una cosa male fatta, diciamo, deve continuare a fare una cosa che non funziona. La continuità intendo che in un certo momento può essere che hai una struttura, quella struttura devi accompagnarla e quella struttura devi farla crescere, però con continuità. È come quando l'atleta si allena, che se non dà continuità al lavoro non ha crescita. La federazione è un volano per tutte le attività della montagna, si è detto in tante occasioni. In particolare lei viene dall'Appennino, uomo dall'Appennino. Per l'Appennino che cosa può fare la federazione in concreto? Ma per l'Appennino io penso che questa federazione negli ultimi anni ha fatto tanto per tutto il sistema montagna, e quindi per sistema montagna noi intendiamo tutto il nostro, le Alpi e l'Appennino, quindi sicuramente, e adesso stiamo anche notando che sta tornando a crescere il movimento in Appennino perché c'è un po' più entusiasmo, quindi attorno all'entusiasmo poi dopo ci sono anche i numeri di più praticanti. Ad esempio il Criterium Cuccioli al Corno recentemente è stato un grandissimo successo. No, è stato un successo veramente di numeri, di persone, ma di grande entusiasmo. Secondo me è stato un grande messaggio veramente bellissimo per tutto quello che è il territorio e per tutto quello che è l'attività giovanile.